la fa. Benissimo, ci avvisa. Adesso mi siedo un momento qua mentre mi vedrete toccare il telefonino per controllare che se ne hanno tutto bene. Perfetto. Ok, siamo già in diretta. Allora, prego a voi la parola. Buongiorno, siamo qui al Centro Studi Sereno Regis a Torino e questo incontro che avremo con Raffaele Mantegazza è parte di un ciclo di incontri che è da più anni ormai che si avvia e che presenta dei libri che stanno tutti dentro il discorso, diciamo, di affrontare la questione dei conflitti, diciamo, a 360 gradi. E direi che con questo possiamo, diciamo, collocare nel contesto l'iniziativa di quest'oggi. Quest'oggi l'incontro ha per titolo il libro che ha scritto Imparare a resistere per una pedagogia della resistenza. E allora io direi solo una cosa che riguarda com'è che sono arrivato in contatto di questo libro, perché conoscendo un amico di un'associazione cubana che sostiene Cuba, che qua in zona da noi, Cubabà, mi aveva inviato, vista la mia passione per questi argomenti, diciamo, una tesi di una signora che aveva dato questa tesi con Raffaele Mantegazza. Il titolo di questa tesi era Imparare a resistere, no? La campagna di alfabetizzazione che c'è stata a Cuba nell'anno 1961. Quindi pulciando questa tesi ho incontrato Mantegazza 8 volte, e una di queste c'era anche il testo del libro, allora ho detto che vado a vedere. E così ne ho approfittato per leggerlo, e dato che era interessante ho pensato anche che valeva la pena di farlo venire a presentare questa tesi, diciamo, questo suo libro all'interno del Centro Studi. Volevo solo dare un'informazione rispetto a questa campagna di alfabetizzazione, perché c'è stata una mobilitazione di massa in Cuba all'interno del tentativo di resistere, costruire una cultura della resistenza, che vale la pena di ricordare anche solo i numeri. Sono stati mobilitati circa 276.000 persone in un anno, 105.000 erano ragazzi dai 12 ai 18 anni che avevano lasciato la famiglia e sono andati nelle campagne in montagna, 121.000 sono andati in città, 15.000 sono andati nei luoghi di lavoro, questi erano adulti, e 36.000 erano maestri. Tutto questo in un anno ha prodotto un'operazione di, diciamo, eliminazione dell'analfabetizzazione a Cuba. E questo per dare il segno di una pedagogia popolare. Direi che lascerei la parola direttamente a Raffaele Mantegazza per, diciamo, illustrare un po' il suo libro. Io poi cercherò di, ho mandato i miei appunti della lettura del libro, per cui poi cercheremo di aprire dei momenti di chiacchierata, sviluppare qualche approfondimento. Grazie. Beh, allora, ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie di questa possibilità di parlare un po' di questo libro e di questi temi. Io innanzitutto vorrei partire dalla copertina, perché la copertina di questo libro non è un disegno, ma è una foto fatta da una ragazza di 19 anni, Chiara, Chiara Villa, che è una studentessa dell'Accademia di Arte Fotografica di Milano, che conosco, una ragazza che conosco molto bene, e a Chiara io ho mandato il testo e ho detto: proponimi la copertina, leggi questo libro, dimmi se che cosa ti ispira,
E contemporaneamente il testo, man mano che lo scrivevo, lo inviavo a un altro ragazzo molto giovane, Nicolò Crotti, un ragazzo di 21 anni, dicendo: senti, leggilo e dimmi cosa ne pensi. E poi facevamo questi incontri a distanza, stiamo parlando ancora del periodo del Covid, con questo ragazzo del video call, in cui lui mi diceva: ma questa cosa qui spiegamela meglio. Quindi è un libro che è nato insieme a due adolescenti, insomma, o tardo adolescenti, no? Ed è, secondo me, la cosa a cui tengo di più. Cioè, il libro nasce proprio dalla frequentazione continua dei giovani, il lavoro continuo con i ragazzi nelle scuole, nelle realtà educative, nei gruppi anche informali, e io ho chiesto a loro: ma voi come fate a resistere? Come fate a resistere in questo mondo che è sempre più difficile, che vi ascolta sempre meno, che vi coinvolge sempre meno, che sembra non vedere le vostre sofferenze? E quindi proprio capitolo per capitolo, insomma, si costruiva il discorso proprio col confronto diretto, in particolare con i giovani. La pedagogia della resistenza in realtà nasce in un modo strano, dunque direi parecchi anni fa, non stiamo a fare i conti, quando uno comincia a fare i conti, ero studente universitario, stavo facendo la tesi con Riccardo Massa, che è stato il mio grandissimo maestro, e a un certo punto nella tesi ho detto: ma però sarebbe interessante, io cominciavo a leggere i testi sulla Shoah, poi i testi sulla resistenza, Fenoglio, L'Agnese va a morire, grandi testi della resistenza. E a un certo punto ho detto: beh, però sarebbe interessante una pedagogia, no? Educare a resistere. E mi è venuta in mente questa cosa, pedagogia della resistenza, e l'ho messa in un capitolo della tesi. Massa, che era un grandissimo insegnante, ma era tremendo sulle tesi di laurea, quello che ti corregge anche le virgole, mi restituisce il capitolo e mi dice: ma senta, questa cosa della pedagogia della resistenza, l'ha trovata da qualche parte o è un'idea sua? Ho detto: madonna, cominciamo bene. No, veramente sarebbe un'idea mia. Ah, va bene, la sviluppi. E dico: vabbè, portiamola avanti. Poi ho fatto il dottorato di ricerca, la tesi di dottorato è poi diventata il mio primo libro, e mi sono accorto che negli anni, andando in giro a parlare, a presentare libri, e la gente mi diceva: ah, Mantegazza, quello della pedagogia della resistenza. Allora con l'editore, con Mimesis, abbiamo detto: beh, forse è una cosa che ha un senso, no? Forse è una cosa che può essere significativa. Allora è nata questa idea di 30 anni dopo di provare a ripensare cosa vuol dire imparare a resistere, cosa vuol dire resistenza oggi, proprio dal punto di vista pedagogico. Cioè il fatto che uno non nasce resistente, o perlomeno nasce con dentro la possibilità, le categorie, l'impulso a resistere, ma deve essere abituato, deve essere educato, dobbiamo educarci, non educare gli altri, educare noi stessi. Infatti il titolo non è insegnare a resistere, perché la pedagogia della resistenza non è che c'è uno che è maestro di resistenza, però imparare, e in qualche modo c'è proprio l'idea che chi storicamente, siamo alla resistenza partigiana, ai movimenti non violenti, ai deportati nei campi di sterminio, ma anche oggi le persone con delle malattie, con delle forme di, che subiscono delle forme di violenza, di alienazione, ci insegnano a resistere. Quindi questa è un po' l'idea di capire quali sono le categorie della resistenza e come si possono poi mettere in campo per costruire il futuro, perché la resistenza è legata anche all'idea di un futuro diverso, all'idea di utopia. Non so se vuoi già cominciare a... Oh, piacerebbe fare una cosa un po'... Possiamo fare dialogare. Così, allora. Io a pagina 39 del tuo libro viene detto: è un lungo lavoro, occorre un lungo lavoro che parte dall'infanzia e che consiste nell'estirpare le tracce di solidarietà con l'animale e le piante che i bambini provano e debbono essere cancellati. E riprendo un discorso di un pedagogo militare. Un certo David Grossman, che è stato tenente colonnello nell'esercito degli Stati Uniti ed è specializzato in pedagogia militare, e ha dimostrato che l'uomo non è naturalmente incline alla violenza. Al contrario, è ciò che si crede, di ciò che si crede, non è facile insegnare a uccidere il prossimo. L'educazione alla violenza, che rende brutale il soldato, esige un intenso e prolungato addestramento. Secondo Grossman, questo addestramento comincia nelle caserme a 18 anni, ma fuori dalle caserme a 18 mesi.
no? Con molto anticipo la televisione è detta corsi a domicilio, no? Allora vorrei se... Sì, sì. Dunque, quella parte che hai letto mi, in realtà mi preme molto, perché io sono sempre stato molto legato al mondo degli animali, al mondo della natura. Fin da ragazzo ho sempre amato molto gli animali, o gli animali non umani, come oggi si chiamano, e ho sempre visto questa idea della violenza tra specie come una chiave per capire la violenza in generale, no? Se io ti educo a picchiare il gatto, ad accettare la vivisezione, a magari prendere in giro chi è vegetariano, chi è vegano, non porti il problema, no? Perché uno per forza deve fare quella scelta, ma non porti il problema del fatto che quello che hai davanti era un essere vivente, e poi da quello arrivo anche ad educarti alla desensibilizzazione rispetto agli esseri umani. Una cosa che si nota molto chiaramente quando c'è un gruppo umano da squalificare, si dice sono bestie, sono porci, sono cani, no? Cioè si dà sempre un'identità animale, perché siccome tu abitua... c'è un gatto tra l'altro che sta commentando fuori, c'è un gatto che in questo momento sta commentando i nostri discorsi, che è molto molto bella questa cosa. E dicevo, se io ti abituo appunto a trattare male l'animale, quando animalizzo l'altro è molto più facile questo imparare a uccidere, no? Di cui parla questa persona che hai citato. Ed è vero che inizia dalla primissima infanzia, cioè la desensibilizzazione nei confronti dell'altro, l'idea che tu ci sono esseri viventi o esseri umani inferiori a cui tu puoi fare quello che vuoi, inizia quando si è molto piccoli, no? Tra l'altro estirpando proprio invece, io sono molto d'accordo su quello che hai letto, una solidarietà col mondo vivente che secondo me è dentro l'uomo, non per dire, per tornare magari a Rousseau letto ottimisticamente, no? Però dentro di noi c'è sicuramente anche una tendenza alla solidarietà, una tendenza a stare di fianco a chi soffre, no? Ad accogliere il dolore dell'altro, che sia animale, pianta o altro essere umano. E lì devi proprio lavorare per estirparlo. Ed è un'operazione molto ben strutturata che legittima la violenza sull'inerme. E l'inerme poi di volta in volta naturalmente è il bambino, è la donna, è l'ebreo, è il migrante, no? Di volte è l'omosessuale, ma è sempre qualcuno su cui io posso fare violenza, senza nemmeno bisogno di legittimare. Io ti faccio violenza perché posso farti violenza, perché non ho bisogno di... E la violenza è inutile di Primo Levi, no? Non ho bisogno di giustificazione. Io sono superiore e tu puoi essere uno strumento della mia violenza o del mio sadismo. E questo proprio nel rapporto col mondo vivente, animale, vegetale, comunque con tutto, col mondo che ci circonda, è un tema secondo me molto forte, no? Che è anche alla base delle grandi scelte della vivisezione, degli allevamenti intensivi, no? Di tutta la violenza che noi facciamo subire alla natura per il profitto, ma anche proprio perché siamo convinti di poter fare quello che vogliamo. Siamo la specie eletta, siamo fatti immagine e somiglianza di Dio e quindi possiamo tranquillamente fare tutto ciò che ci pare. Voi mi ero segnato un po' lo schema del tuo libro, no? L'idea di vari argomenti, quindi poi accennato a questo libro che è una riedizione dopo 30 anni del primo. Sì, no, una riscrittura totale. Certo. Cioè un po' che riguarda a cosa resistere, no? Un po' che riguarda come resistere, no? E un po' che riguarda dopo il resistere. Quindi mi sembra che siano i tre argomenti. Se vuoi, diciamo, darci uno sguardo generale di questi tre spezzoni. Sì, il primo capitolo è a cosa resistere, cioè qual è l'avversario, no? E l'ho scritto partendo da un famoso libro sulla Shoah intitolato Carnefici, vittime, spettatori, no? Quindi i tre grandi gruppi che hanno in qualche modo sono stati in qualche modo protagonisti della Shoah.
tra l'altro la cosa curiosa è che subito prima di questo libro, sempre per Mimesis, avevo scritto un libro sul bullismo. E è un libro, la prima parte è una parte narrativa, non sono romanziere, ma è un esperimento narrativo. Nella parte invece di analisi avevo proprio analizzato queste tre categorie, no? Il bullo, nella categoria che dico che non bisogna abusare per capirci, no? Chi fa la violenza, chi subisce la violenza, la vittima, e poi l'osservatore. L'80% dei fenomeni di bullismo avvengono in presenza di testimoni, no? di altri ragazzi o ragazze che osservano. E allora ho proprio analizzato queste tre categorie, no? Cioè il potere che crea la vittima, che crea la vittima attraverso la violenza diretta, ma anche attraverso la violenza indiretta, attraverso le procedure di squalifica, le procedure di umiliazione, di mortificazione. Faccio un esempio banale. Forse però non tanto. Lavorando moltissimo nelle scuole, mi capita molto spesso di incontrare ragazzi e ragazze, soprattutto quel momento di snodo che era terza media, che sono convinti di essere stupidi. Ma proprio te lo dicono, no? Cioè io non sono intelligente. Dici, ma non esiste essere vivente che non sia intelligente. Forse non hai mai trovato nessuno che ha capito quale forma di intelligenza hai. Ma è così forte, soprattutto naturalmente in ragazzi e ragazze che provengono da contesti socio-economici deboli, no? È così forte l'interiorizzazione dello stigma. Questi sono veramente convinti, no? Darwin nella sua biografia lo scrive. Sì. È convinto di non essere intelligente. Non lo sapevo. Sì, sì. È convinto di non essere dall'altra parte, scusami, non volevo. No, ma figura. Nell'autobiografia Darwin a un certo punto dice: ma io tutte queste capacità, queste competenze non le ho, sono uno che si è messo a fare delle cose. Certo. Scusami. No, figurati. No, però davvero questa questo autostigma, no? Quest'idea che io non sono intelligente, quindi è colpa mia se vado male a scuola e quindi andrò male a scuola. Magari è colpa dei geni, quindi è colpa dei genitori. E questa roba qui è spaventosa perché crea la vittima anche senza toccarla, anche senza bisogno di fargli violenza. No? Questa capacità di farti sentire in colpa, di farti sentire inferiore, soprattutto, ripeto, per le persone più fragili, no? E quindi la prima parte è un'analisi delle procedure di spersonalizzazione, prese dai campi di sterminio e messe dentro l'attualità e la realtà attuale. Allora, io vorrei essere chiaro, oggi non siamo nella Germania nazista, non ci sono i campi di sterminio, cioè non si può dire che è la stessa cosa. Però io da 5 anni lavoro nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano, in Bicocca. Quando vedo certe procedure mediche, quando vedo il modo in cui vengono trattati i pazienti, a me viene immediatamente la connessione, cioè la mancanza totale di rispetto del pudore del paziente. Il fatto che i pazienti vengano lasciati anche nudi, no, sotto lo sguardo di 20 giovani, come si dice, tirocinanti che osservano, la totale mancanza di comunicazione, no? A volte, il fatto di sottoporre dei pazienti a esami dolorosi, esami umilianti, umilianti perché vanno fatti per carità, no? Ma senza la mediazione del dire guardi mi rendo conto, tenga duro, capisce, cosa... Ecco, non vuol dire che i medici sono nazisti, naturalmente, non hanno il ritratto di Hitler, ma che c'è questa inconsapevolezza, no? L'altro esempio che faccio riguarda la scuola. Io lavoro nella scuola praticamente tutti i giorni e vedo cose meravigliose, ma vedo anche cose rispetto a cui davvero ti domandi quale consapevolezza ci sia. Io faccio sempre questo esempio. Io in un liceo classico, in un lavoro che stavo facendo in classe, ho visto un ragazzino di primo liceo. Eravamo a gennaio, quindi praticamente appena arrivato, ragazzino di 14 anni che ha appena finito il primo quadrimestre, verifica di greco. Voto meno 2, cioè 2 sotto 0. Nell'avviamento io li prendevo sempre. Ecco, ma io dico, ma non puoi insegnare se fai una cosa del genere, perché tu stai mortificando un ragazzo. Allora, o il ragazzo si mette a ridere, che sarebbe la reazione più sana, perché cosa devo prendere 12 per andare in media,
o altrimenti stai veramente mortificando un ragazzo, no? Quindi mettendo insieme queste procedure di mortificazione, di annientamento, di mancanza di rispetto per la privacy, per la dignità umana, ho creato un po' il primo capitolo, no? Cioè la creazione della vittima. Poi ho lavorato sulla creazione del carnefice e sul fatto che se io ti do un ambito nel quale puoi esercitare impunemente la violenza e ti do una vittima su cui tu puoi sfogarti, ti rendo potente, no? E ti rendo mio alleato. E quindi ho lavorato su come in realtà il carnefice non è necessariamente un sadico, anche perché uno che sta dietro uno schermo, manovra un drone, che va a bombardare un villaggio e fa 300 morti, non vede i morti. Quindi dal suo punto di vista non c'è neanche il sadismo, no? Cioè non è quello che ti mette pianto un coltello in pancia, che ovviamente è una cosa orrenda, no? Ma questo distanziamento del carnefice dalla vittima, che è una cosa spaventosa, no? Perché non ti fa vedere proprio il dolore, non ti fa vedere. C'è un libro bellissimo di Adriana Cavarero che si chiama Orrorismo, Orrorismi, non mi ricordo se singolare o plurale, nel quale la Cavarero fa un lavoro di analisi della guerra proprio partendo da questo, no? Se tu non vedi lo sguardo della vittima, non hai negli occhi lo sguardo della vittima, e parte da Hiroshima, che è l'archetipo di tutto questo, uccidene uno, uccidene cento, uccidene mille, uccidene centomila, non ti fa nessuna differenza, no? Che non sei chiamato in causa dallo sguardo dell'inerme. E poi la terza parte invece è la parte più sullo spettatore, che è una parte importantissima, perché lo spettatore ci guadagna qualcosa, cioè ha sempre un ricavo dal fatto di stare zitto, no? Ha sempre un ricavo dal fatto di dire: ma io non ho partecipato, no? Ho fatto un pezzettino, oppure semplicemente ho girato la testa dall'altra parte. E io sono convinto che ci vuole un processo pedagogico negativo per convincere una persona a non vedere la sofferenza dell'altro. Tra parentesi, ecco, una nota sul termine pedagogia. La pedagogia, come l'educazione, per me non è una cosa positiva a priori, dipende a cosa educhi, no? C'è un'educazione mafiosa, c'è un'educazione nazista, neonazista, c'è un'educazione all'odio che è potentissima. Io ho fatto un lavoro prima di questo sul neonazismo, sulla pedagogia del neonazismo, e mi sono reso conto di quanto questi sono capaci, no? Di usare la musica, di usare internet, di usare lo sport, no? Per lavorare sui ragazzini, no? Il neonazismo, il neofascismo, il neonazismo in Italia nasce nelle curve degli stadi, nelle curve dei grandi stadi, tifosi dell'Inter, della Lazio, dell'Atalanta, del Verona, storiche curve di destra, soprattutto Verona, ma anche nei piccoli stadi, dove tu vai e io non ti dico: guarda che Hitler era veramente forte, no? Ti faccio fare a botte con gli altri, ti tengo nel gruppo, no? Ti spalleggio mentre vai a rubare la bandiera a quelli del Milan o della Juve, e poi quando torni in curva c'è la svastica, c'è la croce celtica, c'è il saluto romano, in modo che tu associ quell'universo di simboli al fatto che, cioè, ci sono dei tifosi forti, mi hanno difeso, sono i miei amici. E quindi c'è tutta questa pedagogia dell'odio che è molto sottile, e che lavora sempre più. C'è, io sono molto amico, dico con grande piacere, di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, che è uno che vive con la scorta, è uno dei due giornalisti in Europa, nell'Europa occidentale, che vive sotto scorta, insieme a Saviano, perché ha denunciato continuamente le formazioni neonaziste in Italia. E io vado sempre a presentare i suoi libri, e nell'ultimo suo libro, il penultimo, L'educazione di un fascista, lui mostra come questi personaggi lavorino sui bambini, cioè fanno i campi Hobbit, che erano quelli tipici dell'estrema destra eversiva degli anni 70, dove prendono i bambini, naturalmente affidati ai genitori, e gli fanno fare il canto al sole, il saluto, e poi arrivano all'inno, alla canzoncina contro i neri, contro i gay, eccetera, eccetera. No? Ma bambini di 5, 6, 7 anni. Bisogna dire che sono capaci. Quindi la pedagogia della resistenza è una contropedagogia, no? Noi dobbiamo lavorare su questo terreno, perché è lì che si gioca tutto, su questo terreno emotivo, affettivo, no? Profondo. E lì nasce un po' la seconda parte, no? Dove cerco di
mostrare una serie di categorie della resistenza, poi magari ci torniamo, però sempre lavorando su questo incrocio tra affettivo e cognitivo. Il problema è, in Italia si dice sempre, giustamente, no? L'estrema destra parla alla pancia. È vero. Noi democratici, nel senso naturalmente aggettivo, non sostantivo, dobbiamo lavorare non solo sulla pancia, però non puoi non partire da lì. Devi partire da lì per poi arrivare alla ragione, per poi arrivare alle regole democratiche, però lì è un punto di partenza. Non basta far leggere la Costituzione, non basta portare i ragazzi ad Auschwitz, va benissimo, no? Però devi fare l'altro passaggio, cioè lavorare proprio sulle dimensioni più interne, più intime. Vai, continuiamo. Va bene. Un altro punto, sempre stando dentro queste cose che hai appena detto, pancia e altre cose, riprendendo un po' il... perché ho trovato molte volte gioia, bellezza, stomaco, pelle, occorre vivere, orgoglio, umorismo, ironia, allegria, gioia di vivere, amicizia, dimensione emotiva, bisogna imparare a danzare, a ridere, tutte queste dimensioni che sono quasi, diciamo, quando uno va dentro queste organizzazioni per cambiare il mondo, sembra di entrare nel mondo dei seriosi, no? E allora un po' l'hai già anticipato, però mi piacerebbe così se riuscissi a approfondire un po' meglio questo aspetto. Sì, ma in realtà questo nasce dall'idea che a essere resistente deve essere la relazione educativa, cioè ci deve essere una relazione autentica con la persona con la quale vuoi fare un percorso per attivare la resistenza. E se tu educhi a resistere prendendo a schiaffi l'educando, è evidente che stai semplicemente riproducendo la violenza. Questa è una cosa che ho imparato davvero da Riccardo Massa, perché lui in uno dei suoi molti suoi lavori in realtà dice noi dobbiamo, quando educhiamo, qualunque ruolo, genitore, insegnante, educatore, qualunque ruolo, dobbiamo fare i conti col modo in cui siamo stati educati. Perché lui diceva che l'educazione è una delle cose più conservatrici del mondo. No? Si è sempre fatto così. I padri hanno sempre preso a sbella i figli. E quindi io prendo a sbella mio figlio e mio figlio prende a sbella suo figlio. In questo momento lui dice, no, un momento, ma è giusto questa cosa qui? A che cosa sto educando? Voglio educarlo a principi democratici attraverso le punizioni? E questo l'ho imparato molto dal pensiero non violento. Quando da ragazzo ho incontrato i grandi, appunto Nanni Salio, Papisca, Mauro Alpiani, grandi pensatori e pensatrici della non violenza e del pensiero della differenza di genere, la correlazione tra mezzi e fini. No? Cioè il fatto che tu non puoi usare uno strumento contrario al fine che ti stai ponendo. E il fatto che tu sei sempre collocato, questo l'ho imparato dal pensiero femminista, femminino, tu sei sempre collocato, non sei mai neutro. Quando parli sei sempre collocato. Io sono un maschio, adulto, bianco, benestante, della zona più ricca, di una delle zone più ricche d'Italia, e parlo collocato in questa dimensione. Poi posso naturalmente fare un discorso che va contro, no, il maschilismo, contro l'idea della grande borghesia, della media borghesia lombarda, no? Però parti da quello. E questo secondo me è un elemento importante, no? La non neutralità del discorso. Io sono un professore universitario, il professore universitario è una figura di potere, magari io ne ho meno di altri, però è una figura di potere. E qui c'è anche tutta una parte del libro nel quale ragiono su questo discorso, cioè chi come me ha avuto il privilegio di poter studiare, perché venivo da una famiglia benestante, perché ero figlio unico, perché ero maschio, no? Perché non avevo bisogno di lavorare per mantenere i miei genitori, perché non avevo figli piccoli da mantenere, deve rendersi conto di questo privilegio, che non vuol dire che non abbia faticato, però francamente, insomma, se fossi stato figlio, non dico di un operaio, ma magari di una coppia del Burkina, non arrivavo neanche a 6 anni perché morivo di fame prima, e deve fare di questo privilegio, deve in qualche modo fare una forma di restituzione alla società. È proprio la responsabilità dell'intellettuale. Moltissimi anni fa è uscito un famoso libro di Julien Benda, Il tradimento dei chierici, nel quale lui, tra l'altro uno storico
diciamo, conservatore, oggi sarebbe probabilmente considerato estremista di sinistra, ma allora era uno storico conservatore, in cui lui diceva gli intellettuali hanno tradito, hanno creato una consorteria, si sono disinteressati del dolore delle persone, lui lo diceva rispetto alla Prima Guerra Mondiale, il tradimento degli intellettuali, no? E io lo vedo, lo vivo nel mondo accademico, senza generalizzare, però lo si vede molto chiaramente, e credo che questo sia uno degli elementi ai quali io tengo molto all'interno del mio discorso. No? Cioè, tu comunque devi fare i conti col fatto che sei una figura di potere, che sei una figura che ha goduto di certi privilegi e almeno tematizzare. In qualche modo. Un'altra cosa, adesso vado in ordine sparso, non seguo tanto l'ordine del libro, però a un certo punto parli dello spazio all'interno di un capitolo che riguarda la pedagogia della lotta. Parli dello spazio, parli del boicottaggio. Prima sarebbe interessante forse vedere così, il boicottaggio, no? Dici che a un certo punto è un fatto pedagogico perché restituisce al soggetto il diritto di scelta, ma soprattutto la capacità di scegliere che lo rende protagonista dei propri acquisti, della destinazione dei propri sforzi, della finalità delle sue attività quotidiane. E quindi nega al sistema la propria complicità. Ecco, così come parli del boicottaggio, poi parli di altri, diciamo, momenti, spazio, fantasia e altre cose che diciamo di passato che permettono di lavorare su questa dimensione, di utilizzare questi momenti, queste riflessioni per aprire delle lotte, diciamo. Sì, sul boicottaggio in realtà questo discorso nasce dal fastidio che io ho sempre provato quando facevamo con altri, no, il boicottaggio delle multinazionali, il commercio equo, e ti sentivi dire, anche da parte di persone che condividevano certi ideali, ma tanto non cambia niente, no? E io ho sempre provato un grandissimo fastidio. Ma cosa stai? Sì, vabbè, vai a comprare il caffè del Nicaragua, che cosa cambia? Beh, anzitutto cambia perché il mio euro vale dalla cooperativa delle donne nicaraguense, non una multinazionale, e intanto è qualcosa. Però cambia pedagogicamente, no? Cioè tu ti abitui a domandarti, i gruppi di acquisto solidario, a dare un valore politico al fare la spesa, a dare un valore politico all'accendere la televisione, a vedere o non vedere la partita di calcio. E quindi io credo molto in questa cosa, da un lato perché non è vero che non cambia niente. Ci sono progetti che hanno permesso che hanno permesso l'esistenza di cooperative, quindi anche sul piano economico non è vero che non cambia niente. Ma penso che soprattutto a me interessa, oltre al lato politico, economico, no? Anche l'aspetto pedagogico, l'aspetto educativo. No? Cioè tu puoi entrare negli ingranaggi del potere e lo puoi fare a partire dal gesto quotidiano. Cioè non esiste gesto che sia neutro. Questo mi viene dal fatto che ho sempre fatto militanza politica, ma non perché appunto il personale politico, come si diceva negli anni, però proprio per il fatto che non esiste un gesto neutro. Devi sempre domandarti, naturalmente non puoi controllare tutto, no? Cioè ti può capitare di acquistare una cosa e accorgerti dopo che dietro c'è una multinazionale, non si tratta mica di fustigarsi, però si tratta di dire va bene, mi faccio la mia lista e questa cosa non la compro più. Questo vale per la scelta vegetariana o vegana, vale per la scelta di consumo critico, no? C'è sempre qualcuno che ti dice, cioè con tutto che tu ti sforzi, no? Di lavorare, no? Sulla quotidianità, vabbè, ma non cambia niente. Beh, prova a fare uno sforzo anche tu, prova a educarti a fare questa scelta. Hai in mano una merce, va a guardare da dove viene. Questo c'è tutto il discorso, il nuovo modello di sviluppo, no? Centro di Barbiane, eccetera. E quindi questo è il tema a cui tengo molto. Sullo spazio, io vi faccio soltanto un esempio. Io lavoro in università e lavoro all'Università Bicocca di Milano. L'Università Bicocca di Milano ha 22 anni, quindi è un'università relativamente giovane. Abbiamo appena festeggiato il ventennale, vabbè. E, è un'università enorme, immensa. Ci saranno, adesso non saprei dire, ma 300 aule, no? Ce n'è una su 300
con le sedie che si possono spostare. Una su 300, tranne delle, una su 300 che è un numero, qua, sono aulette piccoline, la metà di questa. C'è il mio collega Ivano Gamelico, un grande amico, che insegna psicomotricità. E lui dice, io tutti gli anni devo arrivare con anni d'anticipo a prenotare quell'aula. Posso io insegnare psicomotricità con le sedie inchiavardate per terra? E le sedie inchiavardate per terra, per il lungo, per cui se la persona in mezzo deve alzarsi per andare in bagno, deve far alzare tutti gli altri. Allora io dico, dietro, e non voglio fare il dietrologo, ma dietro questa cosa c'è una concezione dell'insegnamento, no? Cioè insegnare vuol dire io parlo e voi state zitti. Qui c'è il sapere e lì c'è l'ignoranza, è evidente. Cioè tu non fai un'università nel 2000, 1999, in quel modo, quando, voglio dire, Rodari, Mario Lodi, Bernardi, Movimento di Cooperazione Educativa, erano 30 anni che destrutturavano gli spazi. E allora dietro c'è un'ideologia che si tramuta nello spazio. Perché, certo, diciamo, gli studenti intervengono poco a lezione. Capito, è una situazione. Certo, proviamo magari a metterli in cerchio, così. Proviamo magari a farli lavorare in gruppi. Proviamo a metterli a coppie e a farli dialogare. Vediamo cosa succede. È uno strumento di, attraverso lo spazio, il controllo dello spazio, no? Non parliamo della didattica a distanza. La didattica a distanza è il trionfo di quella roba qua, no? Per carità, c'è stato il Covid, però adesso sento dire, beh, ma facciamo tutto a distanza, no? È così comodo. Certo, i ragazzi nei loro quadratini, manco accendono la videocamera, a volte ce l'ho anche ragione. Ecco, per dirti, scusa, no, una cosa a cui tengo molto rispetto al... Io non voglio essere pessimista perché non lo sono di natura, però siamo in un momento di grande regressione di alcune questioni. Vi faccio un esempio recente. L'ultimo consiglio di dipartimento che abbiamo fatto in presenza prima del Covid è stato un consiglio con una durissima discussione, animatissima tra noi docenti. E il tema era: lo studente ha diritto di rifiutare il voto? Allora, da quando esiste l'università, no, si è sempre stato praticato il fatto che tu dici allo studente, guardi, le darei 24, può andare bene, e lui ti dice, sì, va bene, no, mi faccio magari un'altra domanda, oppure torno la volta prossima. No? E se, allora, purtroppo non esiste un testo di legge che sancisca questo diritto, e questo è quello a cui si sono attaccati alcuni colleghi. Allora, abbiamo discusso. È stato surreale pensare che 30, cos'è, tot anni, 40 rotti anni dopo il 68 si facessero una discussione di questo genere. Allora, lo studente non ha diritto di contestare il voto. Se per questo lo studente ha diritto anche di andare al TAR, non soltanto di... Ma che lo studente dica, ma però mi sembra un po' poco, mi ha fatto una domanda di... Cioè, qual è il problema? Ma ammettiamo pure questo, no? E l'argomentazione successiva è stata, se io ti do 26 e tu mi dici, guardi prof, io capisco, oggi sono da 26, no? Però vorrei tornare il mese prossimo perché ci terrei a avere un voto alto, tu stai mettendo in discussione l'autorità dell'insegnante. Cioè nel 2022, io sono sbalordito da questa cosa. Cioè nemmeno lo studente ti dice, va bene, io il voto oggi me lo merito, però vorrei migliorare. No, il voto è questo, te lo tiro. In una discussione nella quale eravamo in una minoranza a dire, ma voi state dando i numeri, ma voi vi meritereste veramente un nuovo 68. Allora, per dire, no, questa è stata perlomeno una discussione aperta con i rappresentanti degli studenti che hanno fatto i loro interventi. Almeno c'è stata la discussione. Allora, io insegno in un corso di laurea nel quale sono, giuro, l'unico a fare esami orali, l'unico corso di anno triennale per fisioterapisti, cioè per persone che poi dovranno andare dal paziente e spiegare, no? Dirle, guardi, forse le farò un po' male. Fanno solo esami al computer, tutti, tranne il mio. E ho dovuto, insomma, il mio diritto come docente. Allora, alcuni di questi esami funzionano così. Loro sono davanti al computer, no? Fanno l'esame, a crocette naturalmente, danno l'invio quando pensano di aver finito e gli viene fuori la scritta. Sei sopra il 25 oppure sei sotto il 25. Accetti o no?
se accetti quello che ti capita, ti capita. Cioè puoi essere bocciato, perché sotto i 25 più. Se non accetti puoi rivedere le domande e fare più volte questa cosa. E basta, quello che ti becchi, ti becchi. Detta dal computer, neanche col docente di... E io ho pensato, questo però è la soluzione del problema. Così non crei nemmeno il conflitto, no? Cioè non c'è nemmeno la necessità di discuterne in consiglio. E queste sono questioni molto, molto gravi. Faccio un ultimo esempio. Parlo del mondo universitario, in realtà il mondo della scuola, no? Allora, io, quando comunico allo studente un voto, oppure comunico che purtroppo l'esame è andato male, e devi gestire anche la reazione dello studente. Io non ho mai avuto nessuno che abbia reagito violentemente, però qualcuno che sia un po' arrabbiato, chi si mette a piangere, e cosa fai? Lo mandi via. Dici, dai, su, è un esame, il coraggio. Cioè, fai che è parte della tua professionalità. Va bene, nel 2017-18, non mi ricordo, esce il regolamento nuovo delle università per il quale tu, quando hai 20 esami, no? Interroghi 20 studenti, immaginiamo gli orali, tu non devi comunicare il voto allo studente, tu dici, arrivederci, ci vediamo, vai a casa, metti i voti su internet, allora arriva sul libretto elettronico il voto e danno la conferma. Se sono stati bocciati, danno il visto, se no danno la conferma. E io ho pensato, tu pensa come si elimina il conflitto attraverso uno smartphone. Comodissimo, no? Perché loro non si arrabbiano, perché io non devo gestire i loro momenti magari di rabbia, di crisi, no? Oppure quello che... Io ho un ragazzo che si è messo a piangere perché ha preso 30 lode, si è messo a piangere di gioia, un momento bellissimo, no? Via, quella roba lì non serve, tutto più comodo, ognuno a casa propria. E è chiaro che questa cosa viene fatta per disumanizzare la relazione educativa, per eliminare il conflitto, per eliminare il pensiero critico e per dire sono io che comando, ti becchi il voto e stai zitto. Però tutto fatto, questo mondo molto pulito, no? C'è un liceo a Roma nel quale i ragazzi entrano, strisciano il badge e al papà o alla mamma arriva sul telefonino, tuo figlio è entrato a scuola. Ragazzi, la bellezza di... Da noi si dice bigiare, non so da voi, ma quando non si va a scuola, no? Tagliare. Siamo un po' anche da noi, i miei figli dicono tagliare. Neanche quello. Cioè, ma a cosa va incontro sta cosa qui? A che... Allora, va incontro a esigenze di ansia dei genitori, ma anche un sistema di controllo. Che un sistema di controllo è onnipervasivo. Cioè, fra un po' davvero questi ragazzi, ma non gli mettiamo veramente il microchip davvero come nei film di fantascienza, e togliamo ogni possibilità di ribellione. Mi sembra che hai affrontato bene il punto che io ho segnato qua a pagina 61, dove affronti il problema tecnologia e dominio, la strumento di dominio a forma di dominio. Sì, mm? Sì perché no, scusa, questo ci tengo perché i miei figli mi chiamano boomer, dicono sei un boomer, no? No, i boomer sarebbero la generazione che è nata durante il boom economico e il boom demografico. Sì, sì. No? Io dico sempre loro che in realtà io sarei nato un po' più tardi, ma per i miei figli, per i ragazzi, boomer è uno che è imbranato nelle nuove tecnologie, no? E mi prendono sempre in giro, papà sei un boomer, sono orgoglioso di esserlo, no? Però io non è che ce l'ho con le nuove tecnologie, non le amo, ma no, questo è un fatto mio, no? Il problema è veramente che sono diventate il fine, non lo strumento. Allora, io adesso voglio vedere una mail che mi è arrivata. Prendo lo smartphone, sto un'ora con lo smartphone acceso, metto giù lo smartphone, porca miseria, non ho guardato la mail, perché ho guardato tutt'altro. E questo è un comportamento tipico, anche mio, mi accorgo anche su di me questa cosa qui. Ma andiamo a vedere il sito, ma andiamo... E questo è il problema, no? Cioè sono diventate uno strumento... Lo strumento è diventato un fine. Racconto questa cosa. Io allora devo dire, come ogni padre, forse sono di parte, però devo dire che i miei ragazzi sono molto bravi con lo smartphone, anche perché io ho detto fino a 13 anni non se ne parla neanche. Poi vabbè, abbiamo anticipato l'inizio di terza media, c'era un mese di distanza, vabbè, però fino all'inizio della terza media lo smartphone io non te lo compro. E quindi sono arrivati già consapevoli e lo usano in maniera, devo ammettere, in maniera saggia. Però è successa questa cosa, mi ha molto colpito. Il venerdì sera di solito vediamo un film. Abbiamo visto un film e va bene, siamo andati a dormire. La domenica a pranzo ho detto, ragazzi, ma
come si chiamava l'attrice del film di venerdì. Tutti e due contemporaneamente hanno tirato fuori il telefonino. Però ho detto, ragazzi, ma che fretta c'è? Ma papà è qui, ma chi se ne frega? Non è che dobbiamo chiamare il 118 che qualcuno sta male. Giochiamo, no? Facciamocelo venire in mente, facciamo un gioco. Ma papà è perdere tempo. E a me ha veramente colpito questa cosa. Poi è bello che con loro poi su queste cose si ragiona, no? Però è stato un impulso immediato, no? Aspetta. E cavoli, Freud ha scritto un libro su quattro le catene di pensiero che poi ti portano. E poi alla fine, ma chi se ne frega se era Julia Roberts o Demi Moore? Stiamo chiacchierando, no? No, no, subito un film. E mi ha colpito, perché è lontanissima, ma quello va anche bene, no? Che è lontanissima dalla mia... Però è un'induzione all'urgenza, no? A dire lo risolve lui il problema. A parte che non c'è problema, ci stiamo divertendo, stiamo chiacchierando, facciamo un gioco, vediamo chi se lo ricorda per prima. E poi andiamo a verificare. Com'era? Bionda, Mora, come ce la ricordava? Vi ricordate qualche altro film con lei? E questo è perdere tempo, ma eravamo a tavola la domenica, svaccati, tranquilli, non c'erano neanche tanti compiti. Cioè, era la situazione ideale per perdere tempo. Quando penso che Rousseau diceva che l'educazione è perdere tempo, sono spaventato da questa cosa. Anche gli studenti fanno così. Gli studenti dicono, dunque ragazzi, questo testo di, che ne so, di Freud è del... Ah, prof, guardiamo noi, un momento, mi fate rimbambire così, fatemelo venire in mente, aspettate. Ma lo fanno così, con una buona intenzione, no? Perché, no, ragazzi, mettete via quella roba. Se dico una data sbagliata, segnatela sugli appunti, poi a casa controllate, e mi venite a dire, prof, ho sbagliato la data, che problema c'è? Però è a me spaventa questa cosa. Sì. C'era un pezzo che hai detto adesso, dove hai detto la parola ansia, e qui ne parli nel libro, non riesco a parlare adesso. Mi tiro fuori un'altra roba. Prima hai accennato la struttura organizzativa, non c'erano le sedie, e quindi tutte bloccate, no? Mi ricordo che una volta avevo fatto tutto un anno scolastico con Burlando sull'apprendimento cooperativo e ci siamo capitati in un posto dove c'erano 134 studenti e l'aula era di quelle lì, tutte bloccate. E ho appeso fogli in tutte le pareti, sui pavimenti, però li ho fatti lavorare in apprendimento cooperativo. Ce n'erano seduti sulle sedie, sui banchi, per terra, seduti per terra, in piedi. E allora creatività, mi viene da dire. Quanto gioca, ad esempio, pur nelle situazioni di dominio, la capacità che ha il resistente di essere creativo con varie forme? Moltissimo. Io ricordo una definizione di creatività di Rodari. Rodari dice essere creativo, di usare l'oggetto al di fuori del motivo per cui l'oggetto è stato creato, no? Per cui il bicchiere diventa un'altra cosa. E quindi vedere il binomio fantastico, tutte queste tecniche, strategie, la grammatica della fantasia, ed è un elemento fondamentale, la capacità di fantasticare, di inventarsi il reale. Per questo io credo sempre più nell'importanza del teatro a scuola. Il teatro è uno strumento educativo straordinario, straordinario, ma non per creare dei nuovi attori, quello poi lo fanno le accademie oppure gli altri percorsi, anzi a volte lo fanno gli agenti teatrali che sono... Insomma, anche lì sarebbe un bel discorso su come i talenti poi in Italia vengono sfruttati, però proprio per dare l'idea della trasformazione dello spazio e del tempo. Il teatro ha questa grandissima capacità proprio di eversiva, mi viene da dire, proprio eversiva, di cambiamento radicale degli spazi, dei tempi, dei corpi, dei gesti, no? E io credo molto in queste pratiche, in queste procedure. E poi nello spezzare proprio questa struttura spazio-temporale. Prima parlavo dello spazio, il tempo. Io credo che la prima cosa, credo che il giorno in cui per una follia di qualche presidente del Consiglio dovessi diventare ministro dell'istruzione, tanto mi cacciano subito, la prima cosa che farei è dire l'orario lo prendiamo, lo buttiamo via e pensiamo a una cosa diversa. Perché non è possibile pensare ancora che tu dalle 8 alle 9 devi essere dentro il mondo dell'antica Grecia, no? Dalle 9 alle 10 devi fare matematica, le equazioni di secondo grado. Poi dalle 10 alle 11 torni nell'antica Grecia, perché il collega da terza...
Ma nessuno impara così. Ma non esiste essere umano al mondo che dice allora adesso per un'ora impari questa cosa, poi fa niente se hai delle domande, niente, suona la campanella e ne impariamo un'altra. Quindi, e uno ti dice, ma l'orario è sempre stato così. Sì, appunto, è ora di cambiarlo. Non, perché la struttura, io difendo la scuola, anche nei confronti di colleghi, che sono anche degli amici che hanno una posizione deistituzionalizzatrice che io rispetto, però non condivido. Però la scuola deve cambiare a partire da quelle cose lì. Cioè non è possibile pensare ancora che tutto sia strutturato in quel modo lì, no? Che ci siano queste unità di apprendimento, poi non sono di apprendimento, queste unità, queste micro unità in cui non dai il tempo. Mi racconto questo episodio su mio figlio. Mio figlio ha avuto un insegnante, due insegnanti della scuola primaria eccezionali, veramente eccezionali. E a un certo punto c'era stato un attentato del terrorismo islamico, uno di quelli particolarmente raccapriccianti in Francia. E i bambini erano in classe, stavano facendo tutt'altro e a un certo punto un bambino ha detto alla maestra: maestra, ma perché è successa questa cosa? E tutti hanno cominciato a tirare fuori delle angosce. Era quello che aveva preso il camion e ha messo sotto la gente per strada con il camion, no? Quindi, a Nizza. Sì, esatto, a Nizza, no? Quindi era una cosa anche proprio particolarmente disturbante, no? La maestra ha raccolto queste ansie dei bambini, solo che doveva portarli in palestra, perché c'era l'esperto di motoria e ha detto: io non vi porto in palestra, stiamo qui e parliamo di questa cosa. Ma sai che ci sono stati dei genitori che hanno protestato? Eh no, alle 11 c'era palestra. Porca miseria, i bambini tirano fuori un'ansia così grande e lei dovrebbe dire: bene ragazzi, fuori, andiamo in palestra, ma stiamo scherzando. Al massimo puoi coinvolgere il collega di motoria e provare a capire se si può gestire insieme questa cosa. Ma lì l'orario lo prendi, lo butti via e lavori con i bambini. E lavori su quello che emerge. Nella scuola primaria, scuola di infanzia ancora di più, c'è ancora la possibilità di fare questo, dopo no. Dopo sono scatole chiuse. Allora, mia figlia sta preparando l'esame di terza media. Hanno scelto una parola chiave e devono fare, le ha scelto natura, che le amo molto gli animali, no? Devono fare il lavoro interdisciplinare. Allora, mia figlia non ha mai fatto una volta in 3 anni un lavoro tra due discipline. Cioè non hanno mai lavorato insieme, ma anche perché, anche volendo, figuriamoci con la DAD, adesso gli chiedono di essere interdisciplinari, a dei ragazzini di 13 anni. Quando non hanno mai fatto una lezione in copresenza tra matematica. No, non va bene. Tu devi smontare questa cosa qui anche a livello di richieste sindacali, anche a livello di lotte per dire le copresenze devono essere la regola. A volte magari ci può essere un insegnante solo, ma le copresenze devono essere la regola. L'orario lo facciamo a partire dalle esigenze dei ragazzi, degli insegnanti e dell'accadere educativo. E non le esigenze di altro. È come negli ospedali, quando svegliano la gente alle 5 del mattino, perché poi devono passare quelle delle pulizie, perché poi devono passare quelli che danno le colazioni alle 6 e poi devono passare i medici. E mi dispiace, questo è malato, deve riposare, lo fai dormire fino alle 8. E gli altri si accodano. E sa, paradosso che abbiamo vissuto in Italia durante il passaggio tra il, diciamo così, primo e secondo lockdown, no? Io vivo in Lombardia. Lombardia, a un certo punto, nell'estate del 2020, si è deciso di convocare, aprire un tavolo di confronto rispetto alla questione trasporti, perché si pensava di poter riprendere, poi va bene, cosa, ma si pensava che in autunno si potesse un po' riprendere. Allora, la regione Lombardia convoca gli stakeholders, perché bisogna parlare così, no? Siamo diventati tutti. Allora convoca i sindacati, le aziende di categoria, le associazioni di categoria, convoca tutti tranne gli studenti. E peccato che la mattina alle 9 il 90% degli utenti del servizio sono studenti. Allora i ragazzi, i rappresentanti dell'Unione Studentesca, mi scrivono una lettera e io scrivo al garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una persona che conosco molto bene, il quale dice al presidente della Lombardia, l'assessore: ma scusa, ma tu ti rendi conto che hai convocato un tavolo, hai invitato tutti tranne la più alta percentuale di utenti? E devo dire che questo, ha detto va bene, però io penso va bene, ci hai messo una pezza, meno male,
ma vuol dire non renderti conto che la scuola è un'istituzione al servizio dei ragazzi e loro devono dire, ah, ma sai perché? Perché se inviti i ragazzi, questi ti dicono, noi siamo stufi di viaggiare su dei pullman da 50 in 300. Avete fatto i pullman contingentati durante la pandemia, noi li vogliamo anche dopo, perché era, mi sembra ovvio, no? Quindi aumentate le corse perché non si può andare a scuola, uno appiccicato all'altro, ora che lo lasciate fuori, e discutere tra noi adulti. Questo è un modello che io trovo sconcertante e non democratico. C'è una democrazia che non tiene conto del parere, anche nella Convenzione dei diritti dell'infanzia c'è scritto che il diritto del minore ad essere sentito nelle situazioni che lo riguardano, ma quando mai viene applicato questo diritto nel nostro paese? Quando mai? Tu chiedi a un minore, ma tu che progetto hai? Che idea hai su questa cosa? Decidiamo noi che siamo adulti. Infatti si vede, insomma, non sono proprio decisioni sempre a vantaggio dei ragazzi. Va bene. Prego. Sì, apriamo un po'. Apriamo al pubblico. Pubblico, prego. Vieni qua. Che cosa... Come per sentire? Posso. No, solo là. Vedi qua vicino. Tanto inquadrato. Sì, possiamo fare una tavola. Sì, possiamo fare una tavola rotonda. Ecco, così siamo. Tavolo di poker. No, voglio dire, io mi sono segnata diverse cose perché in effetti quello che stai dicendo è molto interessante, la questione proprio già di per sé il concetto di pedagogia della resistenza, no? Mi sembra molto stimolante. Beh, quello che mi chiedevo adesso, dopo aver raccolto appunto tutti questi elementi di preoccupazione, perché effettivamente io ho l'esperienza, ho iniziato ad insegnare nella scuola a tempo pieno, l'MCE, spostavamo appunto i banchi, avevamo libri di testo e così via, poi sono passate le superiori e tutta un'altra cosa, però ho insegnato in una scuola sperimentale, quindi, come dire, ho vissuto un'esperienza molto particolare. Però vedo adesso attraverso i miei nipoti che la scuola, purtroppo, a parte la scuola materna ed elementare, che in gran parte forse è rimasta ancora al livello, però dalle medie in poi effettivamente è molto preoccupante, no? Cioè queste cose. Ma come si può, ecco, come riusciamo a incidere su questa realtà, no? È possibile, per esempio, cioè quali strade, mi chiedevo, no? A livello proprio di che cosa possiamo inventarci, ecco, per introdurre un po' questa cosa che tu dicevi nel liceo, quella che gli dà meno due, cose così. Ecco, ma si può, non lo so, provare a resistere a questa situazione che cosa possiamo proporre, non certo. So, degli interventi, perché hanno anche gli psicologi nelle scuole, ma non so che cosa facciano, li usano per i casi personali, così, ma non per... non lo so, cioè non c'è una... No, certo. Prima, ecco, prima cosa. La seconda, poi, questa è una preoccupazione rispetto all'andamento generale della scuola, in particolare dalla media in su. E non parliamo dell'università, dove effettivamente io mi sono trovata, quando abbiamo fatto il convegno l'anno scorso da qualche parte che era presso un'università, dove tu ti infili lì, poi se devi uscire non puoi uscire, sì. Non puoi uscire, ma ci fosse un allarme, non so come si fa, perché non hanno neanche il passaggio in mezzo proprio, sono delle file lunghissime e sono lì fatti così. Vabbè. L'altra grossa preoccupazione rispetto anche a quello che hai accennato anche tu è rispetto agli strumenti informatici, perché io effettivamente anche su questo sono molto preoccupata, perché mi chiedo, allora anch'io, i miei nipoti, la mia figlia fino alla terza media non gli hanno dato il cellulare, quindi infatti uno ce l'ha, l'altro fa prima, non ce l'ha ancora, cioè, aspetta solo suo fratello, però vedo che anche quando mi capita di andare a prendere a scuola, tu aspetti, quando escono sono tutti lì che tirano fuori, tutti lì che guardano il cellulare, no? E anche loro che, no, che hanno degli orari precisi, vedono, che ne so, certe cose soltanto mezz'ora prima di cena, cose di questo genere, comunque hanno voglia di vedere queste cose, no? E sono attirati dai videogiochi, da queste cose qua.
E io mi chiedo se questa roba non incide proprio nel cervello. Cioè, è dimostrato. È appunto. È dimostrato assolutamente. E quindi è molto preoccupante, perché se i nostri figli sono briciolo comunque contenuti e lo guardano solo in certi periodi, così via. Ma pensa a quelli che lo guardano la mattina alla sera, quelli che cioè, ci sono ragazzi che stanno davanti al computer delle ore. Io non lo so cosa succederà. No, cioè... ecco, c'è Manfred Spitzer, che è questo psicobiologo, credo, che ha scritto questo libro Demenza Digitale, nel quale dimostra che questi strumenti attivano precocemente parti del cervello che vanno a detrimento di altri. Quando si dice sì, ma l'importante è usarli criticamente, a 6 anni non lo usi criticamente, nemmeno a 10. Io credo che tu impari ad usare criticamente questa cosa se a 6 anni hai giocato, ti sei rotolato nel fango, hai imparato a leggere delle favole, hai imparato a recitare, poi arrivi anche a queste cose qua. Io credo che questo sia un oggetto. D'altro canto, Freud diceva l'ontogenesi recapitola la filogenesi. L'umanità ci è arrivata dopo, no? Prima abbiamo raccontato oralmente, poi abbiamo inventato la scrittura, poi la stampa e poi questi strumenti qui. E io credo che i bambini vadano accompagnati anche per questa strada. Il problema, allora, dicevo prima chiacchierando, io ho fatto un laboratorio nelle classi seconde della scuola media, in provincia di Como. Genitori, figli, adulti ragazzi, la sfida infinita. I ragazzi sono divertiti tantissimo, no? Abbiamo fatto una restituzione ai genitori, teatrale, sono stati ragazzini fantastici. Però ho fatto a un certo punto un esercizio, ho dato dei bigliettini anonimi, ho detto scrivete, in forma anonima, li leggeremo ai genitori, ma senza dire chi l'ha scritto, una cosa che non avete mai detto ai vostri genitori, ma che vorreste dirvi. Più di uno... Mamma, quando ti parlo, non guardare il cellulare. Il figlio alla mamma. Ho fatto un disegno di una mamma che guarda il cellulare e il bambino in fascia che piange e non lo guarda. E ti domandi che generazione adulta siamo, no? I gruppi WhatsApp delle mamme, queste cose qui. E quindi io credo che questa cosa, ma ce l'hanno tutti, ma non se ne può fare a meno. Non è vero che non se ne può fare a meno, ci semplifica la vita. Ma io oggi sarei arrivato qui anche senza il navigatore, forse sarei partito un quarto d'ora prima. E va bene, parti un quarto d'ora prima, poi se ti perdi in mezzo alla nebbia, come è successo nel Polesine alla sera alle 9, va bene, allora dico, no, ragazzi, non vorrei passare la notte qui nella nebbia del Polesine e lo uso. La prima questione, che non mi ricordo, è quella di come... ecco, questa resistenza. Le strade secondo me sono due, la formazione dell'insegnante, la formazione di base e la formazione... in servizio. Perché in Italia la scuola dell'infanzia e la scuola primaria reggono molto più la scuola dell'infanzia, però anche la primaria? Perché se tu a 19 anni scegli di fare l'insegnante di scuola dell'infanzia, ti iscrivi a scienze della formazione primaria. Per 5 anni, è l'unica, a parte giurisprudenza e medicina, l'unico facoltà, corso di laurea non triennale, per 5 anni impari a fare il maestro o la maestra. Perché non c'è un corso di laurea in scienze della formazione secondaria? Perché uno si laurea in fisica, magari con 110 lode, con una tesi che rivoluziona la fisica di Einstein, e poi compra questa vergogna dei 24 crediti, che è una vergogna, li compra via internet con 4 slide di psicologia e sociologia ed è pronto per insegnare agli adolescenti? Questo è il problema. Quindi, prima di tutto, la formazione in servizio. No? Il fatto che un insegnante a un certo punto... Sono 20 anni che insegna, gli adolescenti sono cambiati, i bambini sono cambiati, ha bisogno di proposte formative serie. Dove non arriva l'esperto a dirti adesso ti spiego come si insegna. L'esperto ti dice raccontami, cosa è successo stamattina in classe? Ecco, tu rispetto a quello che dice la collega, tu come l'avresti risolto? Questo secondo me è fare formazione. Tirare fuori gli impliciti... Ormai... lo so, sì. Lo so. Cancellato. Ma lo so, ma sapete che io, prima mi chiedeva, hai delle slide, no? Io non uso slide, le uso mostrando dei quadri, delle opere, dei paesaggi a scopo evocativo. Ma sapete che a volte io vado ai corsi e quasi vengo guardato male perché non ho le slide. Ma come? Vuoi lavorare? Non sei up to date, no? L'altra cosa rispetto a cosa fare è il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse.
Cioè io sono convinto che nelle scuole, prima di tutto, io metterei per legge la presenza di rappresentanti di classe in tutti gli ordini di scuola, tranne la scuola dell'infanzia. Ma i bambini della primaria devono avere il diritto di eleggere i loro rappresentanti, che hanno dei momenti di incontro tra loro, di incontro con gli insegnanti, esattamente come quelli grandi. Non parliamo delle medie, dovrebbe già essere così. Quindi l'estensione del sistema di sistema democratico anche ai bambini e alle bambine. Queste cose le faceva Mario Lodi 50 anni fa. Cioè Mario Lodi queste cose le faceva a Bodipiadena, e cinquantenario mi pare adesso, no? Il centenario della nascita, non mi ricordo, ma abbiamo fatto un convegno su di lui. E cioè, basta, dimenticare. Guardi che l'Italia è stato il paese di Bernardi, di Rodari, di Basaglia, di Lodi, del Movimento di Cooperazione Educativa, tutto cancellato, un rullo compressore, tutto cancellato. Io sono stato chiamato dall'ospedale San Paolo a Milano, San Paolo a Milano è noto per il centro di salute mentale, a fare formazione agli operatori dei centri di salute mentale, e infermieri e medici. Allora, avevo davanti una platea di una settantina di persone, diciamo più o meno divisa a metà tra over 50 e under 50. Quando ho letto il nome di Basaglia, quelli di 40 anni, ma manco sapevano chi fosse. Non è che dicevano noi siamo contrari perché ha liberato i ma neanche quello. Basaglia chi è? Se tu lavori in un centro di salute mentale non sai chi era Franco Basaglia. Quello che ha fatto la legge 180, non lo sai. È sconcertante. È passato un rullo compressore su questo paese. E sarebbe interessante capire quando inizia. Infatti volevo farti una domanda. Diciamo, un po' partendo dall'analisi che hai descritto, che condivido pienamente, che in genere, cioè, tutto questo ragionamento mi ha portato a una forte depressione. Allora, ho detto, come uscire dalla depressione? Allora, la cosa che mi sto chiedendo in questo periodo e che secondo me potrebbe essere anche una pista, cioè una pista interessante, è, allora, c'è una forte dipendenza dalla connessione e una forte dipendenza che diventerà dominio della tecnologia, dell'intelligenza artificiale sulle persone. Abbiamo sentito anche l'altro giorno una lezione. Esatto. Allora, siamo di fronte a una rivoluzione antropocentra, cioè antropica, nel senso che qui è il rischio è che l'uomo diventi solo un flusso di informazioni, dove una cosa è buona, cioè una cosa è vera, l'altra cosa è falsa, e quindi cadiamo nella dicotomia. Allora, io mi sto chiedendo, ci vorrebbe, probabilmente ci sono, ma anche ai nostri livelli meno di ricerca, no? Gente che si metta a osservare quali sono questi cambiamenti e per salvare, viene da dire, alcune, diciamo, alcuni aspetti umani di cui tu parlavi, no? Tipo l'empatia, tipo la forza della relazione sulle scelte non fatte per economicità ma per umanità, cioè questa connessione con l'universo. Infatti mi veniva da pensare il pensiero magico che Piaget ha demonizzato, perché è in realtà la radice dell'empatia. No? Quindi stiamo attraversando, diciamo, dei tempi bui. Allora, la cosa su cui io sto cercando di ragionare, ma come dire, mi piacerebbe avere anche intorno, è qualcuno che basandosi su quello che dicevi tu, però si interroghi, qualcosa sta cambiando e forse sono anche io vecchia che non ho le categorie mentali per scoprire cosa c'è di buono in quello che... Perché io percepisco che in una parte di giovani c'è
un salto di qualità, un salto mentale, un salto di ragionamento che forse, come dire, che ha compreso i valori di cui io sono portatrice e li porta avanti ancora in maniera non evidente. Allora mi dico, come agganciarmi a questo invece di vedere solo i pericoli? Perché, come dire, parto da una frase zen, no? Che mi ha sempre guidato, è: se vedi una realtà che non ti piace, non preoccuparti, costruisci quella che ti piace. Allora, la mia percezione di anziana, che se mi preoccupo troppo mi tolgo la vitalità per invece mettere a disposizione dei miei ultimi anni di vitalità intellettuale, possono essere anche 40, comunque sempre di meno di quelli che ho già passato, però proprio perché vorrei poter individuare le cose che stanno emergendo di nuove, che vanno nella direzione della resistenza, neanche resilienza, proprio costruzione di un qualcosa di nuovo che ingloba i valori di cui io sono portatrice. E questo a me stimola, no? Cioè è un invito agli intellettuali come te di aiutarci, no? Perché poi noi come centro studi abbiamo, come dire, cerchiamo di tradurre anche in progetti, però ecco. No, su questo sono d'accordo, anzi, io posso dire questo, che lavorando con i ragazzi, non solo universitari, ho imparato moltissimo del, per esempio, il fumetto, il manga come forma di lotta politica. Io manco sapevo cosa fossero i manga. Un certo modo di produrre musica che non è quello, no, che non è quello, la forma canzone, De Gregori. Non è che non piace ai ragazzi, però sono andati oltre. Una musica che io faccio fatica ad ascoltare, faccio fatica a capire. Ma loro praticano, mettendoci anche molta politica, no? E quindi tutti i loro linguaggi, però anche lì con l'atteggiamento umile di chi dice: ragazzi, spiegatemeli voi. Tutta la mobilitazione dei ragazzi sui Fridays for Future, sulla le differenze di genere. A me è successa questa cosa: il giorno dopo la mancata approvazione di DL Zan, io avevo lezione qui a Torino, lezione di pedagogia. Ho detto: ragazzi, oggi parliamo di questa cosa, perché non possiamo ignorare. Ma questi erano avanti, ma avanti anni luce, ma anche come competenze, cioè sul tema intersessualità, ma erano, ragazzi, io non dico più niente, perché erano veramente, poi ingenui se vuoi, ma proprio avanti su questo tema della differenza di genere, e dicevo, cavoli, dei ragazzi di 19 anni che ti dicono delle cose che tu non sai, ma non è retorico, veramente, tutta la questione dell'intersessualità, la questione dell'adeguamento di genere, che loro vivono con naturalezza, ma informandosi, cioè andando a cercare, no? Poi lo cercheranno magari su fonti a volte non del tutto certe. Quindi questa è la prima cosa, il chiedere ai ragazzi, ai giovani e alle giovani quali sono le loro forme di lotta. E poi no, certamente l'ottimismo, l'ironia, il fatto di non farsi prendere dalla depressione, questo è secondo me fondamentale, l'avere fiducia nel fatto che nulla è immodificabile, che non c'è niente di immodificabile, che non c'è niente di già scritto, insomma. Questo mi sembra fondamentale. E sulla questione del nuovo essere umano, sì, però io dico sempre, se noi prendiamo un greco o una greca dell'età di Pericle e un uomo o una donna di oggi, li mettiamo nudi, sì, forse qualche centimetro in più in altezza, ma non li distingui. Cioè, i bambini nascono nudi. E gli adolescenti, quando manifestano il loro disagio, suicidio, bulimia, anoressia, autolesionismo, cioè utilizzano il corpo in maniera tragica, ci dicono: guarda il mio corpo, no? Io ho letto delle statistiche recentemente sugli aumenti di questi comportamenti che sono spaventose numericamente, e questi ci stanno dicendo: realtà virtuale un corno, guarda il mio corpo, no?
e purtroppo a volte in maniera anche irreversibile, per tentati, cioè il 47% di tentati suicidi in più degli adolescenti negli ultimi 2 anni. Ma questa qui è una cifra che dovrebbe farci immediatamente interrompere tutto quello che stiamo facendo e trovarci tutti, milioni di adulti, a dire: oh, ma cosa sta succedendo? Questi qua si stanno buttando via a 16 anni. E mi dispiace dirlo, ma buona parte della scuola, dopo la pandemia, ha detto: vabbè, dov'è che eravamo rimasti, e riprendiamo come prima. Cioè, ragazzi che dicono: noi vorremmo dire qualcosa sulla didattica. Ah, no, la didattica siamo noi, lo Stato siamo noi. No? E quando ho fatto fare i ragazzi di queste classi, prima, seconda e terza, insieme media, la Costituzione della nostra scuola, no? Abbiamo fatto un percorso sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Poi, scriviamo insieme la Costituzione della vostra scuola, facciamo un librettino, ma delle richieste da riformisti, proprio piccole, ma veramente le macchinette delle brioche, avere 2 intervalli in più, non avere 3 verifiche nello stesso giorno, delle cose, porca miseria, ma chiedono talmente poco, e neanche quello gli date, no? Cioè non è che, anzi, dicono: no, a scuola bisogna l'abbigliamento. E pantaloni di 5 centimetri sotto il ginocchio, dici: cavolo, e neanche quello, cioè non prendiamo nemmeno in considerazione queste richieste proprio minime, no? E allora forse, meglio quando la gioventù era rivoluzionaria, le cose se la prendeva. No, che cosa, a un certo punto. Cioè, quale progetto, non lo so sapere, sì. Come è arrivato, com'è che, con quali canali arrivi a fare queste cose? Allora, io lavoro molto direttamente con le scuole, cioè il dirigente, l'insegnante mi contatta, io lavoro di professionista, si fa un progetto. Lavoro molto con l'AMPI, lavoro molto con l'AMPI. L'AMPI da un po' di anni ha fatto questa scelta di non fare soltanto, di non restare solo sul tema della resistenza a livello storico, no? Che è fondamentale, ma di aprire tutti i temi dell'ecologia, del razzismo. E quindi facciamo dei percorsi o sul giorno della memoria, o sul 25 aprile, o sul 2 giugno, dove però quando sei dentro fai questo tipo di lavoro. Oppure il rapporto con le scuole. Con progetti che vengono approvati, sì, con i docenti. E devo dire che basta avere un insegnante, un paio di insegnanti, o un dirigente illuminato, che poi ci entri, e quando sei dentro anche l'insegnante magari un po' più riottoso vede alcune cose, dice: ah, però effettivamente, e crei cambiamento. Io di solito lavoro nei progetti, quelli più grossi, su tutte le componenti, cioè ragazzi, genitori, insegnanti, e un mio sogno è fare un corso di pedagogia per i bidelli, ma non facendoli studiare la Montessori, no? Ma dicendo: hai un ruolo pedagogico fondamentale nella scuola. Bidelli, gli artisti di Pullman, i baristi, quelli che gestiscono i bar nelle scuole superiori. No? Nelle scuole superiori ci sono persone che vendono le brioche ai ragazzi. Fare un corso di pedagogia a queste, che sono degli adulti molto amati spesso dai ragazzi. Mia figlia, sul bidello delle elementari, era il suo mito. Era veramente... Anche lì digli, tu... stai facendo un grande lavoro educativo, riconoscerglielo, no? Perché non puoi non farlo, cioè al limite lo puoi fare, ma hai sempre un ruolo. Esatto, assolutamente. Anche semplicemente stato lì. Custodi delle palestre, certo. No? Bibliotecari, vabbè, già lo fanno, però l'idea che chiunque entra a scuola ha un ruolo educativo. Che manca. Esatto. Chiunque entra a scuola, c'è anche quello che viene a rifornire la fotocopiatrice. No, voglio dire, com'è? Una volta anche per la strada. Certo. Il concetto di comunità educante non esiste più, esiste il singolo rapporto, ma è sempre anche tra insegnante e classe, il problema è, vuol dire, hai 16 bambini, 14 con problemi, è 1 a 14, in realtà non c'è più la dimensione gruppale, sì, no? E quindi il gruppo, che invece è il sostegno, che è quindi lavorare in gruppo con la cooperazione, eccetera. Quindi diciamo questa idea della singoltudine sta devastando. È anche un modo anche per dominare. Certo, è un riflesso del tessuto sociale, no? Pensa agli insegnanti di sostegno.
il dover ribadire che l'insegnante di sostegno è una risorsa della classe e non del bambino con disabilità, perché il bambino diventa risorsa e non problema. Non so da voi, in Brianza, in Lombardia, abbiamo dovuto, prima del Covid, fare una lotta feroce contro i sindaci e gli assessori, purtroppo anche di parti politiche da cui non ti aspettavi, che buttavano fuori dalle mense i bambini i cui genitori non pagavano, una roba di violazione di un diritto dell'infanzia, e anche da parte di assessori e sindaci che dici, boh, non dovrebbe essere, no? Io abbiamo preso con altri amici delle posizioni durissime dicendo, noi vi denunciamo al garante per i diritti dell'infanzia, voi non potete minimamente permettervi. Io ho fatto l'assessore, è un problema, ma sono i percorsi di recupero crediti. Allora è successa una cosa in un comune in Reggio Emilia, zona. Allora, ci sono queste situazioni. Un imprenditore locale ha detto: pago io i genitori degli altri. E no, non va bene, non è giusto. E cosa gli vuoi dire? Capisci? È una roba da barbari, no? Questo che ha detto: ma scusate, saranno affari miei che do i miei soldi, decido di saldare io il debito di queste famiglie. I genitori degli altri non gli andava bene. Cioè l'egoismo è retto a sistema. Da dirgli, ma te ti vuoi fare gli affari tuoi o no? Il comune è rientrato, te deve interessare questo. Dove hanno preso i soldi le famiglie? Non è affar tuo, se non li hanno rubati. E lì però ci vuole, come c'è stato in questo caso, il politico che dice, permettete, non mi metto neanche a discutere questa cosa qua. Quando arrivano i migranti, i cittadini fanno le barricate. Va bene, finite le barricate, grazie, e i migranti comunque li accogliamo. Avete fatto la vostra manifestazione pacifica, sperando, adesso però i migranti li accogliamo. Vi ho ascoltato, perché su certe cose non puoi. Abbiamo cominciato a cedere su certe cose. Durante il Covid, i famosi osservatori abbiamo, non dicono niente. No, c'è una scuola in provincia di Monza e Brianza, Seregno, è un liceo, il Parini, lo nomino perché è una scuola di grandissima, liceo di scienze umane, che ha il più alto tasso di inclusione di ragazzi con disabilità d'Italia, delle scuole superiori, con disabilità anche gravissime, no? Che fanno il percorso e arrivano a prendere la maturità, chiaramente con i piani educativi personalizzati. Oltretutto, essendo il liceo delle scienze umane, i ragazzi, chiamiamoli normodotati, si relazionano continuamente, quindi è anche una forma di scambio. Il preside, che è un mio caro amico, mi diceva per la prima volta dopo il Covid sono stato attaccato dicendo questo è un liceo, non è un centro assistenziale, questi qui vediamo la maturità con un titolo legale e fanno rimanere indietro gli altri. Cioè siamo tornati il disabile fa rimanere indietro la classe, il bambino cinese fa rimanere indietro la classe. Siamo regrediti a questa roba qui anche, ma perché arrivano i bambini ucraini? Facciamo una classe solo per loro, le differenziali. Avevo 7 anni quando sono state abolite le differenziali, adesso facciamo una classe solo per loro. Certo. Ma cosa volevi pretendere da questo sistema? E lì però tu devi dire, ma non accetto neanche di discuterla questa cosa. Nella scuola italiana questa cosa non entra più. L'abbiamo abolita nel 76, quello che era, basta. Cioè, il passo indietro non lo fai, perché se lo fai una volta è finito. E poi studi come fare, chiedi mediatori linguistici, no? Sappiamo che arrivano dei bambini dall'Ucraina, facciamo un lavoro sui mediatori linguistici, cerchiamo dei mediatori che sappiano la lingua, li inseriamo nelle classi, però puoi pensare neanche minimamente di legittimare questi discorsi. Scusa, no, ma cosa? Sette e mezzo. Ruolo di potere tutta una rete. Conclusioni, il compagno farà le conclusioni della leggetevi il libro, Hai delle copie qua? No, abbiamo neanche messo in biblioteca. Ma che vergogna, però. Ma non ne ho io copie. Ma tu ce l'hai? Hai copie. No, oggi no. Ma quella copia. Questa è sua. È la tua. L'editore mi crocifiggerà. Tirare le fila, come vuoi tirare le fila qua? Sono, diciamo, spunti, come lui ha anche detto nel suo libro, che l'ha scritto per incitare alla lotta, no? E quindi sono opportunità di
di approfondimento, di diciamo di vedere dentro di noi e dentro le organizzazioni in cui siamo come è possibile, diciamo, analizzare questi meccanismi di dominio che sono presenti e lavorarci sopra, lavorare sulla, diciamo, complicità che noi possiamo avere con questi meccanismi di dominio, riuscire a prendere le distanze e costruire delle relazioni educative, delle relazioni, ad esempio, molto interessante il discorso che fai sull'amicizia, no? L'amicizia come momento essenziale di costruzione di relazioni. Come dire, di gratuità. Ecco, la conclusione potrebbe essere un'economia. Quale economia mettiamo in piedi sulla base di tutte queste cose? No, l'hai detto. L'hai detto, è proprio nell'ultimo punto, conclusione. Dove messo? Ecco qua. No. Basta pedagogia, non ne vogliamo più sapere. Il metodo dell'educazione, non niente. Dopo la resistenza potremmo imparare ad obbedire non alle leggi, ma alle esigenze dell'altro. Come si copre una piantina per ripararla dal sole ardente. Anche le leggi, No. L'esigenza che uno mi dice. Esigenze legittime. Però è interessante questo, diciamo, impostare un rapporto economico che sia centrato su soddisfare i bisogni legittimi e reali della gente. No, sull'economia, sai, il problema è l'autonomia dell'economia, l'autonomia della finanza, che è diventata totalmente autonoma rispetto a qualunque mondo, al mondo della politica, no? Io sarò cresciuto forse negli anni in cui si parlava di primato della politica, però finito il primato della politica si è visto come è successo. Ormai è l'economia che detta la politica. Sì, è l'economia e soprattutto l'economia immateriale, sì. La finanza, no? Questa che non è. Anche lì c'è un salto. Sì. Non è il classico capitalista che investe. Tanto per dirne una, guerra Russia-Ucraina, con Cingolani stiamo mettendo giù un articolo, ha messo giù lui, però questi signori, questi due paesi, producono il 30% del ma commercializzano solo il 7% a livello internazionale. L'altro sono altre multinazionali, lo consumano, però per dire che il peso di questa guerra sul piano è dire la verità vuol dire anche diciamo, posso dire una cosa per chiudere? Vai. No, un racconto. Due anni fa sono andato, sì, prima del Covid, come tutti gli anni, a fare il progetto dell'AMPI in una scuola bellissima, che è la scuola media di Lesmo in Brianza, una scuola eccezionale, e dove ogni anno in terza media facciamo il percorso sulla Shoah per la memoria. Allora sono entrato in questa terza media e ho detto: ragazzi, noi parleremo e parleremo anche dei partigiani. E un ragazzino dell'ultimo banco, Gabriele, ha detto: ah, i partigiani erano dei figli. E ho detto: perché dici questo? Perché mio nonno mi raccontava, ma proprio con entusiasmo. L'ho rivisto l'altro giorno, il 2 giugno, adesso ha 16 anni, è portabandiera dell'AMPI, e ha detto: io a 18 anni mi iscrivo, e prof, lei mi deve aiutare, perché noi dobbiamo portare avanti questa cosa. Ma tu ti ricordi la prima frase che hai detto quando ci siamo conosciuti? Ha detto: no, hai detto i partigiani erano dei figli. A me aveva colpito tantissimo. Ecco, io penso che anche l'AMPI, con tutti i difetti che ha, però il fatto di aver subito accolto questo ragazzino, avergli dato un ruolo, molto orgoglioso di fare il portabandiera nelle manifestazioni ufficiali, e avere un progetto, per cui 18 anni, se vuoi, entri nel direttivo, no? Però uno è più di zero, no? E penso che sia comunque le cose che dici, vabbè, capisci il senso di quello che fai. Sì. Va bene. Grazie a Raffaele Mantegazza per questo suo contributo, e quindi salutiamo tutti e speriamo che compriate il suo lavoro. Grazie.